Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Ghost of Tsushima. Nello scorso episodio abbiamo ottenuto niente. Nulla, proprio niente. Praticamente siamo arrivati qui alla fucina di Umakashi e abbiamo un po' sbloccato, diciamo, il villaggio in sé per sé. Ora, dovevamo andare da Taka, che è... Dove va sto uccellino? Aspetta un po'. Facci vedere. Possiamo saltare sopra il... No, ok. Dovevamo andare da Taka per farci dare il... cosa? Sto ancora lavorando allo strumento per arrampicarsi. Ho bisogno di tempo. Ok, scusate. Mi è venuto da sbadigliare. Ok, allora nulla, sta lavorando armaiolo, dobbiamo andare dall'armaiolo, andiamo dall'armaiolo e via. Allora, chiedo subito scusa per lo scorso episodio se è finito un pochino male, perché come ho detto a fine episodio, mi era arrivata una telefonata importantissima che non potevo non rispondere. Quindi poi dopo c'è stato varie cose eccetera eccetera e ho lasciato un po' andare il video. Comunque, allora mi è venuto da sbadigliare proprio ora. Accidempola. Sapete ragazzi che cosa faccio? Vado di qua prima. No, è fermo. Facciamo, andiamo di qua. L'armaiolo possiamo attivare? Armaiola. Beh. Allora, intanto andiamo a prendere i nuovi doni che ci sono arrivati. Che cos'è? Stola del furfante. Potrebbe essere buona. Più che altro simpatica di sicuro. Stola del furfante. Sì, ok, mi piace. Sembra un ninja così. Ok, andiamo avanti. Ma con lei ci ho già parlato. Anche voi cercate il colpo celestiale di Shigenori, signore? Sì. Quella tecnica è solo una leggenda. No. Il bardo Yamato sostiene che sia vera. Non mi sorprende. La gente resta molto colpita dalle sue storie. Senti quel racconto vicino alla fucina di Komatsu. Se è potente come dicono, mi auguro che non la usino mai contro di voi. Ok, perfetto ragazzi. Allora, nello scorso episodio avevo detto che volevo andare a ottenere il colpo celestiale, kit per spada. Molto bene. Quindi, come missione secondaria, oggi faremo il colpo celestiale. Andiamo a ottenere magari qualcosa. Qui c'è ancora gente con cui parlare. È una cosa impressionante, ragazzi. Cioè, qualsiasi... Farò di tutto per assicurarvi forza e sicurezza. Armatura del clan samurai, armatura di Tadashi. Ragazzi, armatura di Tadashi. Per forza. Di certo ostacolerai i nemici. Per forza di cose. Cioè, è bellissima. È veramente bellissima. Allora, fa cagare il cappellino, eh. Però è veramente bellissima. Anche perché, come vi ho detto, è molto molto utile, soprattutto in battaglia. No, il cappellino fa cagare. Mettiamogli la fascia, più bellina così. E no, è ottima, è veramente ottima nel combattimento, anche perché il tiro con l'arco è molto molto migliorato, e quindi avere una che altro, anche sì, per fare stealth. Allora, come vi ho detto negli scorsi episodi, allora, le principali armature che potenzierò saranno questa qui e quella del viandante. Per il semplice fatto che quella del viandante ci permette, durante le missioni di esplorazione, di avere una vibrazione del DualShock 4 intorno ai 30-60 metri, potenziata al massimo 60 metri, delle varie
cose che ci sono da prendere secondarie al gioco. Invece quella di Tada. Madonna, ragazzi, non mi ricordo mai i nomi. Di Tadayori ci permette di fare questo, ovvero, cioè, guardate quanto è veloce il tiro con l'arco. Guardate se mi metto l'armatura del viandante, quanto è lento, cioè è lentissimo, cioè è più veloce in confronto a prima perché ho migliorato l'arco, eccetera. Però, confronto a questa, cioè, guardate, Zac è già pronto, è veramente ottima. Allora, chiamiamo il nostro cavallino Nobu e andiamo a vedere se riusciamo a ottenere il colpo celestiale, che era già un colpo che nei trailer, come cavolo si dice, volevo ottenere perché cioè, vedendolo anche così, andiamo a vedere sulle tecniche speciali. Allora, colpo celestiale. Tenendo premuto triangolo e tondo, dopo un blocco, sa! Cioè, facciamo fuori a priori un avversario. Ed è veramente ottimo, ottimo, ottimo. Allora, vediamo dove riusciamo ad andare. So che la missione si ottiene delle volpi. Fermo, fermo, fermo. Dov'è? Dov'è? Dov'è la tana della volpe? Dov'è? Fermo, 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 fermo. Ok, è qua. Dove sei? Dove sei? Ragazzi, faccio questo, sapete perché? Hai raggiunto il luogo da te. E dov'è? Dovrò salire da qua, per forza. Cioè, sarà quassù. Ma cacchio è la volpe? No, dai, ragazzi, dov'è la volpe? Dov'è la volpe? Possiamo nemmeno fare il vento, uffa. Dov'è la volpe? Porca miseria. Deve essere di sicuro intorno a quell'albero. Ti sento, ma dove sei? Dove sei? Eccola. Ah, mi sono fatto anche male, perfetto. Allora, dove ci porti? Tana della volpe. Vai. Corri, cammina. Sì, e io lo so che volevi salire lassù, però. Sì, esagerato, vieni. Cavolo di salti fa. Ok, fino a qua ci siamo. Dove vuoi andare? Allora, ragazzi, come mai seguire le volpi? Perché ci portano ai santuari. I santuari delle volpi che ci servono per ottenere più amuleti. Ovvero, ma dove stai andando? Cioè, tutta sta strada si doveva tornare giù. Ah, sei scema. Ecco, appunto. Tutta sta strada si doveva tornare giù. Potevi dircelo prima. Allora, cosa servono questi santuari delle volpi? I santuari delle volpi servono per ottenere questo, ovvero santuario di Inari onorato. Praticamente ci fanno sbloccare. Diciamo, questo episodio è molto tecnico. Ci fanno sbloccare la possibilità di avere degli amuleti. Allora, a cosa servono gli amuleti? Gli amuleti servono per, come questo qui, amuleto in mischia, infligge danni bonus quando la salute è pari o inferiore al 50%. E qui via, io ce n'ho vari. Poi, arrivando, ce ne mancano 3, sarà sbloccato un altro coso secondario e poi altri per sbloccare l'altro. Ci serviranno di sicuro più avanti. Accarezziamo la volpe? Possiamo accarezzare la volpe? Che carina la volpe!
Scusate se sono un po' chiacchierone, più che altro così, un po' strano, ma sto registrando dopo la registrazione dell'episodio in cui abbiamo ottenuto, cioè abbiamo difeso la fucina Tadashima, Tadamari, Tadashimabu. Non lo so. Allora, chiamiamo il nostro Nobu, vediamo da che parte dobbiamo andare. Ok, di qua, vediamo. Ok. Allora. Mi raccomando, se siete in giro, raccogliete il più possibile fra fiori, bambù, alberi di tasso, come ho fatto io ora, perché ci servirà per potenziare le varie armi, ma anche le armature e tutto il resto dell'equipaggiamento. Qui che cos'è sta roba? Vediamo, siamo arrivati. No, ancora è parecchio parecchio lontano la situazione. Devo scendere di sotto? No, se devo scendere di sotto mi sparo. Vediamo. No, devo andare dall'altra parte del dirupo, quindi arriviamo qui al ponte. Ok, io ora devo andare avanti. Vai, no, bu! Oh, c'è un uccellino, eh. Uccellino, ah, Susanoo, proteggimi! perfetto. Susuke? Chi Chi è sei? stato a ucciderli? Un terribile guerriero. Voleva che gli raccontassi del colpo celestiale di Shigenori. Quando non ha avuto le risposte che cercava, si è inferocito E e li ha quindi? macellati. La Chissà se peppa. non ne sono sicuro. Raccontami la storia. Devo sapere cosa cerca. Quando arrivarono i primi abitanti a Tsushima, una tempesta terribile e inusuale si riversò sull'isola. Dove colpivano i fulmini, apparivano delle bestie del fulmine. Queste violente creature divorarono interi villaggi, portando morte e distruzione. Erano troppo veloci per essere fermate. Il popolo sapeva che un solo uomo poteva fronteggiare le bestie del fulmine. Shigenori, lo spadaccino più veloce di tutta Tsushima. Shigenori vinceva ogni duello. Dopo anni di esercizio, aveva creato il colpo celestiale. Un attacco così veloce che non era visibile agli occhi. Shigenori attirò le bestie fino a una spiaggia desolata a Komatsu. La sabbia avrebbe rallentato i loro movimenti. Il loro scontro trasformò la sabbia in cenere e scolorì le foglie fino a renderle bianche. Le bestie furono colpite dal colpo celestiale così velocemente da non potersi muovere. Quando cadde l'ultima bestia, il cielo si schiarì e Tsushima fu salva. Shigenori da allora visse in solitudine. Pochi allievi lo trovarono e solo i più coraggiosi e talentuosi furono degni di apprendere il colpo celestiale. Quando si avvicina una tempesta, viene posta una spada sulla pace di Shigenori da un allievo che ne conosce l'ubicazione per allontanare gli attacchi delle bestie della natura. L'assassino vuole apprendere il colpo celestiale di Shigenori. Nelle mani sbagliate può essere pericoloso. Dov'è andato? Una donna è scappata verso un ponte. L'ha inseguita. Pagherà per ciò che ha fatto qui. Ok, iniziamo la missione secondaria, il colpo celestiale. Questo io penso sia un po' come la missione dell'armatura di Tadayori, quindi iniziamo, penso che sia molto molto lunga. Allora, da che parte? Ok, di qua. Vai Nobu, cavalca con il vento, come il vento. Il ponte di cui parlava il bardo. Qui c'è gente morta. Devo Da scendere. dove viene? Da là sotto. C'è una donna che piange. Ok. Signore, sono Sì. stati.
Massacrati! Chi? Hai visto l'uomo che li ha uccisi? Lo conosco. Yasuhira Koga. Il nome mi è familiare. Combatté per il clan Yarikawa. Potresti riconoscerlo. Non dimenticherò mai quel volto viscido. Seguimi. Forse posso rintracciare i suoi passi sull'altro lato del ponte. Soccoli. Yasuhira aveva molta fretta. Sai altro di Yasuhira Koga? So solamente che anni fa era un servo del clan Yarikawa. Col soffocamento della ribellione, il clan fu sciolto e i servitori congedati. Dicevano che fosse andato via da Tsushima, ma tornò quando i mongoli attaccarono. Da dove? Non si sa. Strano. Non importa. Non può più vivere dopo il crimine che ha commesso. Avanti c'è un posto di blocco. Mongoli, nasconditi. Ok, quindi raggiungi la zona di ritrovo. Allora ragazzi, eccoci, scusatemi, mi era saltata un po' la registrazione, non so come mai. Allora, dobbiamo entrare dentro questo avamposto mongolo. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Ok, lì ce n'è uno. Bambù. Buono, buono. Ma qui ce n'era un altro. Ah, ok, è andato qua dentro. Vediamo se riusciamo a assassinarlo. Perfetto. Ottimo. Ottimo, ragazzi. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, vediamo dove sono. Uno è lì. Vediamo se riusciamo ad ucciderlo senza che ci vedano. Oi 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 oi, no 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 no, nasconditi. No 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 no. Maledetto. Allora ragazzi, andiamo a vedere perché mi sa che sono nell'arte dell'acqua, esatto. Ok, arte della pietra, molto meglio. No! Finito le frecce! Maledizione. Qui c'hanno solo provviste. Tosho! 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 Ok, ottimo, abbiamo ucciso tutti. Ok, frecce recuperate, molto bene. Altre frecce e provviste, perfetto. Allora dobbiamo parlare con questo non tizio. Non c'è traccia di Yasuhira Koga. Chi? Koga? Stiamo parliamo cercando un certo Yasuhira Koga. Strano. Sei appena andato? Stava alla torre di guardia. Collabora con i mongoli? Sì, ma ieri sera hanno litigato. Ho capito solo una parola. Shigenori. Controllerò la torre. Trova un posto sicuro prima che tornino i mongoli. Ok, allora dobbiamo controllare la torre. Quindi hanno litigato fra Koga e i mongoli. Vediamo. Un'arena da duelli. La sta cercando. Ok, perfetto. Poi foglie bianche, come quelle scolorite dal fulmine nella storia. Ok, poi i mongoli hanno la propria versione della storia di Shigenori.
Forse voleva confrontarla con la versione del bardo. Ok. Boh, siamo saliti, ma c'è qualche cosa di interessante. Bambù, ok. Ok, mi sembra che qua non ci sia niente di interessante. Andiamo giù. Parliamo con la donna, quindi. Ciccia, che mi dici? Yasuhira cerca qualcuno che gli insegni il colpo celestiale di Shigenori. Le foglie bianche. Ci sono alberi con foglie simili qui vicino. Ecco dove è andato. Mi sei stata d'aiuto. Ora va al sicuro con gli altri. Grazie, signore. Spero che punirete quel mostro. Sì, sicuramente, sicuramente, mia cara donna. Vediamo qua. Ok, no, non sono stato lì ad aprirlo per niente. Molto bene, infatti era fuori. Quindi, da che parte devo andare? Devo andare di qua. So già dove siamo, ragazzi. So già dove siamo perché abbiamo già fatto una missione qui. Cioè, non una missione, ma abbiamo ottenuto, se vi ricordavate, questa acqua termale. E qui... No, io non penso sia questo il luogo. Però qui vicino, eccolo qua. Ah no, questo è il santuario. Però vicino al santuario c'era qualcosa che ci poteva interessare. Ora... C'erano questi alberi bianchi. C'era quest'albero bianco su in cima. Non so se ve lo ricordate, eh? Andiamo a vedere. Vediamo se è lì, eh? Come dico io. In teoria l'albero bianco è accanto al coso dove abbiamo trovato il corpo, per l'esattezza, di quel... di quell'uomo che si era tolto la vita perché aveva detto che alla fucina dove siamo andati noi, e non mi ricordo mai il nome, hanno praticamente bruciato e ucciso la sua famiglia, quindi lui non aveva più motivo di vita. Vediamo se è quello che dico io, se è proprio lì dove dico io oppure no. Ah, fa dei salti pazzeschi. Ok. Ok, dovrebbe essere quello lì, l'albero bianco, eh. Vediamo, vediamo, vediamo. No, ho sbagliato. Cioè, sono veramente un deficiente. Scusate, ho premuto così R2 senza leggere. Facciamo così, ci ritroviamo direttamente lassù, eh. Ok, perfetto, arrivati quassù, non premete questo pulsante perché ci fa riscendere. Ora, allora, noi siamo già stati qui a onorare il tempio, in teoria dovremmo saltare di qua per poter arrivare qui all'albero bianco. Vediamo, eh. Qui ci dovrebbe essere quello... Deve aver raccolto le foglie da qui. Esatto. E qui c'era il cadavere. Qui. Ok, quindi dobbiamo scolorite dal fulmine nella storia. Ok, dobbiamo dirigerci là. Va bene, ho sprecato un sacco di roba. Speriamo sia abbastanza facile la battaglia, perché... Allora, dovremmo dirigerci verso di qua. Chi è? Chi è? Bello, piano piano in mezzo alla testa, molto bene. Quindi dobbiamo andare avanti. Ok, là. Basta! Ti ho già detto tutto!
torturano qualcuno. Sono qui. Chi sei? Tra quei mongoli c'era un uomo di nome Yasuhira. Voleva imparare il colpo celestiale da mio nonno e l'ha portato via. Tuo nonno è in pericolo. Dove sono andati? Al suo campo d'addestramento. Un'arena sulla costa di Komatsu. Salvatelo, vi prego. Un'arena sulla costa di Komatsu? Orca piola. Quindi è parecchio lontano. Mamma mia, ragazzi. Sì, molto, 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 molto lontano. Oh, fa vedere, qui c'è un bambù? No. Possiamo fare una deviazione piccolina, piccolina? Ragazzi? Dai, arriviamo fino a qua. Facciamo una piccola deviazione, un secondo solo, poi si tornerà là, dai. Stiamo andando dalla parte opposta, ok. Ok, dovrebbe essere di qua. Oh, seguiamo l'uccellino dorato. Lui ci condurrà di sicuro a qualcosa. Eccolo! Molto bene, molto bene. Punto... Pensieri sulla paura? Vediamo. Allora, qua. Luce morente. Segreti persi. Mi sussurrano. Facciamo luce morente. Le tenebre chiamano. Le ombre dilagano. Qui le ombre attendono. Facciamo le ombre dilagano, mi piace di più. E poi abbiamo morte intorno. Vista celata. Poi oio. Guida notturna, dai. Mi piace più guida notturna. Luce morente. Le ombre dilagano.
guida notturna. Fascia della paura. Boh, buono, ok. Allora, andiamo a vedere che cosa abbiamo ottenuto, ragazzi. Velocemente, poi andiamo subito. Fascia notturna. Bellissima. Ci piace veramente tanto. Dai, lasciamo questa. Allora, andiamo direttamente là. Chiamiamo il nostro fido destriero Nobu. Corri. Allora, arrivati qua, però dovremmo andare... No, qui poi non potremmo passare da questa parte qua. Vero, vento? Gli esuriera non può imparare il colpo celestiale. Eh no. Eccolo lì. Eccolo lì. Tana della volpe, fermi tutti, ragazzi. Fermi tutti, portaci subito. Portaci subito. Portaci subito al santuario. Portaci subito al santuario. Molto bene, molto bene. Scusate, dilago un pochino. Se no, il video viene abbastanza corto. Ora, non voglio farlo di un'ora come ho fatto il capitolo numero 9. Però, non tanto corto. Ok, ottimo. Abbiamo onorato il santuario della volpe di Inari, e ora quindi ce ne mancano solo due per il prossimo porta amuleto. Oddio, paura immensa. Oi oi, scusate, mi è venuto un secondo un coccolone, ho detto ora muoio. Oh, porca miseria. Nobu, dove sei? Fido destriero, fedele destriero, andiamo. Ok, da che parte, vento? Dobbiamo scendere giù, quindi. Eh sì, ok, dobbiamo andare all'albero. Bianco, normale, perfetto, ottimo. Non c'è nemmeno da chiedere. Dove andare? Ok, no. Facciamo che passiamo di qua, molto meglio. Vai, Nobu. Galoppa, galoppa. Galoppa un par di secchie. Qui bisogna scendere in maniera cattiva. Scendere in maniera veramente cattiva, anche perché non so come scendere, ragazzi. Non so veramente come scendere. Ah, ok, vabbè, cioè... ci facciamo molto male. Andiamo avanti. In teoria dovremmo salire là. Ho abbattuto quell'albero per passare. Ok, ottimo. Ok, perfetto. Tutti eliminati? Ottimo, ottimo, ottimo. Molto bene, andiamo avanti. Sfida il nemici rimasti. Sono qui! Ok, dove sono? Tutto qua? Solo uno? Boh, ok. Deve essere l'arena di Shigenori. Cosa sta facendo Yasuhira? No. L'ha ucciso Yasuhira. Il nonno del tizio. Lurido maledetto. Dove sei? Questa spada ha visto molti duelli. Ma impronte. Ancora qualcuno fresche. Qualcuno è rimasto ferito. Eccolo. Yasuhira. Yasuhira Koga. Koga. Il macellaio della ribellione. Sei affatto cambiato. Eri un bambino quando Yarikawa era in fiamme.
Per 15 anni ho sognato di tagliare in due Lord Shimura. Non vivrai abbastanza per affrontarlo. Il vecchio mi ha insegnato l'attacco leggendario prima di morire. Te lo mostrerò. Ok ragazzi, duello samurai in mezzo alla tempesta. Ora ci casca un fulmine proprio preciso sulla spada, ci finisce subito. Sac. Cosa aspetti, ragazzo? Vieni. Non aspetto. Studio. Apprendo. È rapido. Sì, ma noi siamo forti. Siamo molto, molto, molto più forti. L'ho capito. Oh, colpo celestiale. Chiappavo pieno dal fulmine. Il colpo celestiale non ti ha salvato. Esatto. Quindi colpo celestiale lo abbiamo appreso. Vediamo, ma lui è ancora vivo? No. Allora che gli dici? Arigato. Un uomo come voi merita più rispetto. Prometto di usare la tecnica di Shigenori per proteggere Tsushima dai suoi aggressori. Sì, anch'io. Il colpo celestiale. Abbiamo terminato la missione. E a questo punto, ragazzi, punto abilità aumentato. Ne abbiamo addirittura due. Due? Ah già, quello precedente non abbiamo. Falco celestiale. Colpisce senza. Aspettiamo. Ok. Mamma mia, che oscena che è. No, bruttissima. No, io mi tengo quella verde, scusatemi, è veramente brutta, non mi piace con quel pelo lassù. Pace di Shigenori. Allora, poi vediamo, avevo visto una nave. No, penso che non si possa più fare niente. Dove siamo? Ok, a questo punto... Ah, già, dovevamo andare a allenarci con il bambù. Determinazione più 3. Bessillina, salute 1. Boh. Va bene ragazzi, via. Allora, per oggi è tutto. Nel prossimo episodio di Ghost of Tsushima andremo avanti con la storia principale e quindi dovremo andare qua, il sangue sull'erba. Quindi dovremo andare a reclutare i cappelli di paglia. Magari off camera, come ho fatto per l'episodio numero 9. Cioè non proprio off camera, senza microfono, senza cuffie, senza fare niente, cioè senza dire niente, andremo a fare un po' di missioni secondarie, esplorazione della zona, ma questo ora guarderemo più avanti nella serie. Vi ricordo di lasciare un bel pollicione all'insù per supportarmi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche così da non perdere nessun video di Ghost of Tsushima e mi raccomando commentate e scrivete se vi piace la serie. Ciao a tutti e al prossimo episodio. Ciao ciao.